Il Napoli trova il primo pareggio in campionato contro la Sampdoria. Una gara tranquilla, senza gol subiti, ancora una volta consegna alle immagini un Napoli ordinato, ma che fatica a trovare la via del gol e che soprattutto nel primo tempo costruisce davvero poco, accettando i ritmi blandi dei blucerchiati. Baronio schiera gli azzurrini con il solito 3-5-2 con D'Andrea, Perini, Manzi e Senese in difesa, Zedatka, Lovisa, Mamas, Mezzoni, Gaetano a sostegno di Sgarbi e Negro. Mister Pavan della Sampdoria opta per Kurt Wagner, Doda, Vapes, Farabegoli, Campeol, Benedetti, Peters, Canovi, Prelez, Baoli e Stiepovic, organizzati con un 4-3-3. Gara tranquilla, avevamo detto. Per la prima emozione della gara occorre aspettare la mezz'ora. Punizione dalla tre quarti dei blucerchiati, rinvio maldestro di un difensore. Ci prova Peters con un piatto, manda di poco a lato. Quattro minuti dopo i blucerchiati sfiorano il gol con una bella punizione. Colpo di testa di Vapes e palla che finisce sul palo. Timidi segnali di risposta dagli azzurri arrivano nel secondo tempo. Al 55esimo un'uscita di Kurt Wagner vanifica il buon suggerimento di Gaetano. Serve però un altro legno per dare la sveglia al Napoli. Al 59esimo cross morbido dalla destra, la difesa guarda inerme e di testa Prelez colpisce il palo. Al 61esimo bella conclusione di Gaetano dai 20 metri, la palla non gira però completamente e termina di pochissimo a lato. Dopo due minuti ci riprova Zedatka, ma mancano mira e convinzione. Il Napoli però si è ormai svegliato dal torpore e dal 69esimo va di nuovo vicino al vantaggio. Uno splendido tiro a giro di Gaetano è altrettanto sfortunato e prende l'incrocio dei pali. Sulla ribattuta il rimpallo favorisce Negro che insacca, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Non disponiamo di immagini in linea, ma c'è più di qualche dubbio sulla decisione del direttore di gara. Al 75esimo escono Manzi e Sgarbi, entrano Casella e Palmieri, nella Sampdoria esce Prelez ed entra Javi Mbie. All'86esimo Samp di nuovo vicino al gol, tiro di Stiepovic a giro, la traiettoria della palla però è centrale e D'Andrea blocca. Dopo alcune scaramucce nelle quali vedono il cartellino giallo Farabegoli e Lovisa, finisce così la gara. Per il Napoli arriva un punto che lo porta a 10 in classifica con il Torino, ma l'obiettivo di rendere lo stadio Iannello un fortino quando si veste d'azzurro è ancora lontano. Per Calcio Napoli 24, Vincenzo Credendino.